Buonasera a tutti e benvenuti sul Canto Libero. Io quest'oggi mi trovo qua con Andrea in arte Caravaggio, che è finalista di Musicultura. E siamo qua per fargli qualche domanda, sia sulla sua canzone, le cose che abbiamo amato davvero, che un pochino sulla sua discografia in generale. Per cui ciao Caravaggio e benvenuto sul Canto Libero. Ciao a tutti. Bene, Come stai? bene, molto. Sto in una fase di preparazione prima della partenza per Macerata, per la finalissima di Musicultura. Quindi, insomma, c'è tanto da fare. Immagino, immagino. A tal proposito, come stai vivendo questo momento? E soprattutto, com'è stato per te esibirsi su un palco quando ancora i concerti non erano partiti, quando ancora erano fermi, insomma? Guarda, se dovessi usare un aggettivo per descriverle, per descrivere quello che mi hai chiesto sarebbe sorprendente e anzi ne uso due, e inaspettato, perché veramente non mi sarei mai aspettato di trovarmi su un palco di tale prestigio e con persone e con un'organizzazione così professionale. Cioè, venendo da un anno e mezzo di quarantena e da una Certo. situazione direi surreale, è stata veramente una sorpresa pazzesca. Immagino, immagino. E come ti stai preparando appunto per questa finale, per questa finalissima? Vuoi sapere che tecnica, qual è la mia tecnica di preparazione in Dai. generale, diciamo, per le cose? Ma io fondamentalmente, mi occupo, non so come dirlo, immergo completamente nelle cose, quindi il mio modo anche per un po' per debellare l'ansia e l'attesa e tutto questo è proprio lavorare a tempo pieno, quindi le mie giornate iniziano la mattina prestissimo e finiscono la notte, tutto intorno a questa cosa, quindi sto preparando tutti, ovviamente tutti gli aspetti di questa cosa, dalla parte social alla preparazione tecnico-musicale e tutto il resto, Certo. insomma, il look, c'è cioè veramente tantissima roba da preparare, da fare. Immagino, immagino. Senti, parliamo un attimino della tua canzone. Tu presenti in gara le cose che abbiamo amato davvero. Quello che ti volevo chiedere era l'idea che c'è innanzitutto dietro la canzone. Tra l'altro molto particolare, per cui ti faccio i miei complimenti Grazie, personali. grazie mille. E, diciamo che la cellula che poi ha generato questo brano era la mia curiosità nei confronti di un concetto a cui pensavo in quel periodo in modo particolare, e cioè di come la vita comunque continui ad andare avanti anche dopo. Dopo, per esempio, un grande amore, ok? Così come appunto viene un tema che affronto nel brano. Ed è sorprendente come anche le cose che abbiamo amato e che magari sono terminate, possano, comunque invece continuare ad evolvere. Non solo lasciano segni dentro di noi, ma continuano ad evolvere, prendono una loro strada, strade inaspettate, continuano a crescere anche dentro di te. E quindi, e senza il nostro controllo, ecco, questo è il concetto. Mi affascina molto come la vita lavori senza il bisogno che noi ci mettiamo lo zampino, insomma, senza il nostro controllo. E questo è anche, in un certo senso, mi dà anche una certa pace, una certa quiete, perché capisco che non tutto è in mano a me. Ok? Capisco, capisco. Ecco, appunto, diciamo, la canzone parla tanto di amore, ma io ho avvertito anche tanta filosofia all'interno del brano. Ma questa, diciamo, che è una cosa che ho notato anche ascoltando gli altri brani che hai scritto nel tempo. Di conseguenza, e anche tanti riferimenti al mondo dell'arte. Di conseguenza volevo chiederti se c'è qualche, diciamo, artista o qualche filosofo che ti è di particolare ispirazione per la tua musica. Ma sì, assolutamente. Non
non mi limiterei a fare un nome o, una manciata di nomi, direi in generale che la mia arte ovviamente rispecchia la mia vita e nella mia vita c'è questa presenza fortissima dell'arte sotto varie forme. Per esempio sono un amante del cinema, un amante morboso, quindi ho insomma, un bisogno veramente continuo di cinematografia, allo stesso tempo anche di filosofia e da un po' di anni anche di arte, dove per arte intendo pittorica, quella che, insomma, che è arte visiva, esatto. Quindi la mia musica è un po' un melting pot di tutti questi miei amori. Capisco, capisco. Ecco, appunto, a proposito della cinematografica, io ho notato che tu hai scritto una canzone che si chiama Petrolini, che è una rivisitazione della canzone Fortunello dell'artista stesso, del comico romano stesso, Sì. che hai lavorato in collaborazione con Enoch. Spero di averlo Sì. pronunciato È bene. giusto, perfetto. Enoch Marrella, un grandissimo attore. Com'è stato lavorare con lui e poi qual è il legame appunto che c'è con questo attore, con questo comico romano, Petrolini? Certo, allora devo ringraziare Enoch, quindi questo coprotagonista sia del video che del brano, perché è anche nel brano con la sua voce, e devo ringraziarlo perché è stato lui, questo mio collega, artista, ma soprattutto un amico, noi ci frequentiamo proprio anche nella vita come amici, ed è stato lui a farmi scoprire la figura di Petrolini, devo essere sincero, che è un genio un po' dimenticato, ahimè, della comicità romana, ma in generale non lo limiterei alla comicità, direi proprio del teatro, insomma, della romanità. Ci sono delle figure famosissime della romanità che sono debitrici nei suoi confronti. E molte persone, la maggior parte delle persone, non sanno chi sia, non sa chi sia Petrolini. E questo, insomma, è un peccato. Questo mio amico, attore, mi ha lanciato la palla, l'idea di reinterpretare insieme a lui questo classico petroliniano, e mi è sembrata un'ottima idea proprio per celebrare, ecco, questa grande figura, e quello che abbiamo fatto nel nostro piccolo, insomma. Tra l'altro è un lavoro molto ben riuscito anche qua, davvero. Grazie. Torniamo un attimo a musicultura. Appunto, tu presenti in gara le cose che abbiamo amato davvero. Quindi mi è, diciamo, d'obbligo chiederti se c'è qualcosa nella tua vita, anche personale, che hai amato veramente o che ami ancora davvero. Cioè, Ma sì, quali sono? fortunatamente sì, insomma, la mia vita è piena di cose che amo, che ho amato, altrimenti probabilmente non la potrei definire neanche una vita, insomma, se non ci fosse passione. Per me è importante, tra l'altro, non riesco a prescindere dall'elemento della passione. Quindi vivo anche questi amori, qualche volta magari, come si dice, anche un po' fulminei, cioè mi innamoro abbastanza facilmente, e a volte facilmente mi disinnamoro, mentre in altri casi ci sono cose che invece ci sono da sempre o da molto tempo e permangono. Immagino, immagino. Hai uno stile poi particolarissimo, ma mi ha colpito molto anche quella che è la tua storia dal punto di vista personale e diciamo molto particolare anche questa e credo che tu possa essere anche un esempio per quelle persone che magari di fronte a una malattia in qualche modo si scoraggiano. Certo. Hai affrontato, diciamo, questo problema con molto coraggio e molta forza, però ti volevo chiedere se in qualche modo credi che anche la musica sia stata d'aiuto ad affrontare il problema, o quantomeno di conforto, eh. Guarda, c'è una mia, diciamo, amica, una carissima amica che un po' di anni fa mi disse: la musica sarà sempre il tuo passepartout nella vita. Quindi quell'elemento, quella chiave che mi permette di muovermi negli ambienti, di aprire le porte, tutte le porte, mi aprirà sempre
mi diceva aprirà sempre le porte per te. E poi il resto lo deve fare un po' la tua volontà, giustamente. Quindi la musica assolutamente sì, anche in questo caso è stato un passepartout. Ovviamente c'è stato bisogno di altro. C'è stato anche un momento in cui la musica si è, come dire, messa un po' da parte. È andata un po' nelle retrovie. E per un attimo avevo anche, per un periodo avevo anche pensato di, come dire, mollare l'idea di una carriera artistica, anche perché c'era di mezzo la salute, un problema fisico, la distonia che colpiva tra l'altro la voce, quindi probabilmente c'erano delle cose che, più, che premevano di più in quel momento, più importanti, tra virgolette, del pensiero di una carriera. Quindi per un attimo la musica si è eclissata, per poi tornare, credo, no, anzi, non credo, direi sicuramente più forte di prima. Capisco, capisco, non posso che essere d'accordo. E invece adesso parliamo un attimo del tuo nome. Il tuo nome appunto è Caravaggio, il nome d'arte è Caravaggio, ma sai dirci qualche storia, magari un aneddoto a proposito di questo nome, magari ispirato proprio al pittore, insomma? Sì, assolutamente. E la cosa si ricollega anche alla domanda di prima. Quindi, durante quel periodo di difficoltà che attraversavo, c'è stato appunto quel momento in cui decisi di non scrivere più fondamentalmente musica inedita. E mentre invece stavo facendo un percorso, attraversavo un percorso di autoguarigione che mi ha permesso poi di riprendere un po' il tutto in mano, la mia vita. E durante quel periodo di risalita sognai una notte proprio il pittore Michelangelo Merisi Caravaggio, non chiedermi come, ma avevo la certezza di avere di fronte a me Caravaggio, quindi sapevo che era lui, pur non avendolo mai visto prima, neanche in foto, lo scoprì proprio quella notte. E in questo sogno, durante questo sogno, Caravaggio mi esortava a riprendere la carriera artistica, chiedendomi appunto, anzi, di farlo con ancora più, credendoci ancora di più, quindi con ancora più forza rispetto a prima, e di utilizzare il suo nome d'arte. Ovviamente, insomma, al risveglio, dopo lo shock, c'è stato un primo momento abbastanza scioccante, poi ho dovuto un po' elaborare questa cosa e poi ho capito, come dire, sposato l'invito, ovviamente. Capisco. E quindi da allora sei Caravaggio. Esatto, sì, perché è stata una vera e propria rinascita artistica. Quindi serviva un nuovo nome, oltre che una nuova identità musicale, una nuova pelle. Ecco, a tal proposito, come descriveresti il tuo stile musicale se tu potessi trovare tre parole? Vogliamo dire, mi piace indipendente, mi piace il termine elettronico, perché c'è comunque molta elettronica, che è anche la mia nuova pelle, appunto prima parlavamo di pelle, quindi io vengo dal rock, da tutt'altro ambiente, sono più giovincello, e direi anche rock, perché comunque dentro c'è tutto quello che ho sperimentato nella mia vita, nella musica di Caravaggio. Ok, ecco, appunto a tal proposito hai detto che sei stato anche un frontman dei Godiva, tra l'altro per diverso tempo. Che differenza riscontri tra vita da solista e vita da frontman rockstar, insomma? Beh, rockstar è una parola grossa, però insomma l'esperienza con la band è stata praticamente una palestra importantissima, è durata 10 anni, un arco di tempo molto lungo. E sì, c'è molta differenza fra il percorso che si fa con una band, insieme ad una band, e un percorso solista. E nella band ci sono altre dinamiche, si divide tutto, onori ed oneri, quindi da un certo punto di vista è più semplice, perché c'è una divisione delle energie, sia a livello lavorativo ma anche economico, sotto tutti gli aspetti. Da un altro punto di vista, dal punto di vista della libertà artistica, si è più sacrificati, perché ovviamente bisogna fare, cioè non si può imporre la propria idea,
agli altri, ma bisogna fare i conti con altre teste. Nel mio caso erano quattro teste, che non sono poche, e anche abbastanza strong. Quindi insomma, è stata comunque un'esperienza importantissima. Immagino. Io credo che in generale nella vita si parte, se vedi anche il percorso di un essere umano, di tutti noi, si parte sempre dalla, mi sfugge il termine, dalla pluralità. Quindi se tu pensi all'adolescenza, alla scuola, c'è sempre un primo periodo nella vita di scoperta in cui si sposa la pluralità, cioè si vuole stare insieme, la coralità, abbiamo bisogno degli altri. Poi crescendo piano piano invece nasce l'esigenza di scoprire se stessi e il proprio percorso. Capisco. E senti, torniamo invece adesso a Musicultura. Ecco, tra pochi giorni ci sarà il gran finale. Di conseguenza, siccome in un certo senso le tue esibizioni sono anche come dei quadri curati anche dal punto di vista stilistico, stai preparando qualche cosa, magari qualche sorpresa da questo punto di vista e magari hai qualche anticipazione al riguardo? Quello che posso dire è secondo me, di seguirla e di fare attenzione a quella che è la mia immagine, che sicuramente sarà interessante, ecco. Non posso dire di più. Va bene, e noi non vedremo l'ora di parlare allora, di osservare e di ascoltare di nuovo questa fantastica canzone. Adesso però ti pongo una domanda un pelino spinosa. Sì. Appunto, Musicultura resta comunque una gara in cui esce soltanto un vincitore. Per cui la mia domanda è: io faccio comunque il tifo per te, però qualora tu non dovessi riuscire a vincere Musicultura, c'è qualcuno degli altri concorrenti che vorresti vincesse e per qualche motivo? Per quale motivo? O delle Allora, altre canzoni? ti dico la verità, non voglio fare un nome. Quello che posso dirti è che il livello invece è molto alto. Il livello di tutti gli otto vincitori è molto alto. E poi c'è una varietà gigantesca, perché c'è un ventaglio di colori pazzesco, dall'elettronica dance di Elasi a il cantautorato di Luke, c'è Napoli, c'è Roma, ci sono tante anime cantautorali diverse, c'è Mille che abita qui vicino da me a Velletri, io sono a Latina, siamo abbastanza vicini, e lei è pazzesca sia a livello visivo che artistico. Insomma, c'è tanto da vedere e tanto da sentire, io non saprei scegliere. Ok, benissimo, allora noi non vedremo l'ora di guardare e al tempo stesso di emozionarci, al tempo stesso ti facciamo anche un grandissimo in bocca al lupo, Viva il sia lupo, per grazie. La Musicultura che anche per la tua carriera a seguire e anche per il singolo che è uscito di recente che è Il cielo su Mulholland Drive, spero di averlo Esatto. pronunciato bene. Sì, è bello difficile il titolo. È molto, molto bello anche quello. Detto questo, io ti Grazie. ringrazio ancora una volta per averci concesso l'opportunità di intervistarti e non vediamo l'ora di vederti a Musicultura. Grazie a voi e un saluto agli amici del Canto Libero. Grazie.